pubblicata da Hunger Games in occasione dell'uscita al cinema del film. Realizzeremo dei biscottini con la ghiandaia imitatrice che spero vi piaceranno. Andiamo agli ingredienti e cominciamo! Gli ingredienti di oggi sono ghiaccio in polvere da miscelare con acqua, coppa pasta per i biscotti, il disegno della ghiandaia imitatrice e dei fogli di cellophane, i beccucci per la ghiaccia. Per fare biscotti invece abbiamo bisogno di mezza bustina di vanillina, un uovo piccolo o medio, 85 g di zucchero semolato, 125 g di burro e 250 g di farina setacciata. In una ciotola preparate il burro e lo zucchero e mischiate insieme fino a ottenere una crema spumosa. Aggiungete poi l'uovo e la vanillina. Mescolate per bene e aggiungete poco alla volta la farina setacciata. Aiutatevi prima con una spatola e poi passate le mani e premete fino a ottenere una bella pallina consistente. A questo punto avvolgetela nel cellophane e tenetela in frigo per almeno un'oretta. Stendete ora la pasta da due fogli di carta forno aiutandovi con un mattarello fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Adesso con il coppa pasta realizzate la forma dei biscotti e togliete la pasta in eccesso. Portate il foglio direttamente sulla teglia e infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-13 minuti. Prima di realizzare i biscotti o mentre aspettate che la pasta riposi in frigo, realizzate la ghiaccia miscelando la polvere con dell'acqua come descritto nelle istruzioni della busta. Assicuratevi che la consistenza sia quella giusta, mescolate molto fin quando non vedete che riuscite a realizzare un picco ben solido. Oppure usate la regola dei 10 secondi, fate colare un po' di ghiaccio, se viene assorbita entro 10 secondi va benissimo, se viene assorbita entro 5 secondi la ghiaccia è ancora troppo liquida. Ottenuta la ghiaccia, dividetela in più recipienti e coloratela nel colore che vi serve, con colorante in polvere o in gel. Fatto questo, copritela con della pellicola e un panno umido e lasciatela riposare per circa un'oretta a temperatura ambiente. Passiamo alla ghiandaia imitatrice. Realizziamo insieme i conetti per la ghiaccia. Prendete un triangolo di carta forno e unite i due angoli. Fate la stessa cosa con l'altro e abbiamo ottenuto il nostro conetto. Chiudete gli angoli con due pieghe, realizzate due piccoli taglietti e piegate nuovamente la carta. In questo modo avrete bloccato il conetto e inserite il beccuccio che vi servirà per realizzare le ghiandaie in ghiaccia. Disponete sul foglio di carta con le ghiandaie imitatrici quello di cellophane e attaccatelo per bene con lo scotch di carta. Prendete il conetto di carta forno con il beccuccio che dobbiamo usare e con l'aiuto di un coltello riempitelo con un po' di ghiaccia dorata. Quando effettuate questa operazione ricordate di spingere sul conetto di metallo in modo che non salga su. Spingete tutta la ghiaccia verso il basso fino alla punta e richiudete su se stesso il conetto. Adesso ricalcate l'immagine e poi lasciate asciugare per circa 24 ore, quindi potete realizzare le ghiandaie magari la sera prima di fare i biscotti. Per non spezzarla quando la andremo a rimuovere ricordate di far unire tutte le parti fra di loro. La freccia della ghiandaia è molto sottile, nel caso si dovesse rompere nella rimozione della ghiandaia non preoccupatevi, andiamo poi a farla direttamente sul biscotto. Una volta asciutte le ghiandaie rimuovete lo scotch e portate il cellophane verso il bordo del tavolo in modo da agevolarne la rimozione e far staccare la ghiaccia dal cellophane. Riempite il conetto di carta forno e realizzate i bordi dei biscotti, che poi andremo a riempire con la ghiaccia un po' più ammorbidita. Asciutti i bordi, diluite la ghiaccia con qualche goccia d'acqua fino a renderla più liquida e con la sac à poche fate il riempimento del biscotto. Mentre la ghiaccia sta per asciugarsi, applichiamo le ghiandaie sui biscotti. Mi raccomando, fate attenzione a non sporcarle con il colorante.
avanti. Se questo video vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace, commentare e condividerlo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci anche su Facebook. Ciao! E possa la fortuna sempre essere a vostro favore.